Collegamento con Marassi, Emanuele Dotto. Buonasera e buon ascolto, grazie al nostro tecnico Claudio Giudrinetti. Qui a Marassi sta piovendo dopo un pomeriggio in cui la temperatura si era improvvisamente alzata, adesso fa leggermente meno caldo, ma è cominciato, è ripreso a piovere, il terreno in condizioni abbastanza precarie. Il Genoa, reduce dalla sconfitta nel derby, giocherà con Perin in porta, Izzo, Burdisso e Muñoz in difesa, Edenilson, Rincon, Veloso e Laxalt a centrocampo. Il tridente d'attacco è composto da Ninkovic, Simeone e Rigoni. La replica dei rossoneri, che vincendo la partita questa sera sarebbero la loro quarta affermazione consecutiva e scavalcherebbero la Juventus almeno per una sera, giocano con Donnarumma, che festeggia un anno da professionista perché esordì esattamente il 25 ottobre dello scorso anno. Poli, Paletta, Romagnoli e De Sciglio in difesa, Kuzka, Locatelli e Bonaventura al centrocampo. In attacco si rivede Onda a destra, Bacca al centro con Niang confermato a sinistra. Dirigerà l'incontro il signor Banti della sezione di Firenze. Cross dalla sinistra, ha visto andare completamente a vuoto Golubovic. Attenzione, Genoa in vantaggio, il tocco del pallone di testa è terminato in rete. Genoa dunque in vantaggio, il gol lo ha siglato Nicola Ninkovic, il numero 99 della formazione rossoblu, in tuffo precedendo i possibili interventi di Laxalt e di Simeone. Il cross di Rigoni, ottimo l'intervento sotto porta, sotto misura di Nicola Ninkovic, classe 94, in pratica il suo debutto ufficiale dal primo minuto con la maglia rossoblu, e palla in rete. Genoa 1, Milan 0, confermiamo il gol di Ninkovic dopo 11 minuti, la linea al collega che stava intervenendo. Torniamo a Genova. A Genova si gioca da un quarto d'ora, il Genoa in vantaggio da 5 minuti per effetto del bel gol siglato di testa in tuffo dal giovane Nicola Ninkovic, un ragazzo serbo, un centrocampista offensivo cresciuto nel Partizan di Belgrado, ha giocato poi nel Chievo lo scorso anno ed è stato prelevato da Genoa in questa stagione. Fiducia da parte di Juric, il tecnico rossoblu. Il gol è stato originato da un cross di Rigoni, i difensori del Milan hanno dormito un po' come tapiri. Fatto sta che c'è stato l'intervento di testa in tuffo di Ninkovic, che ha preceduto due compagni di squadra, Simeone e Laxalt, che poi hanno festeggiato naturalmente l'autore della rete che porta in vantaggio la squadra genoana. Nulla da fare per Donnarumma, ma il colpo di testa di Ninkovic è stato scoccato con la fronte a non più di 5-6 metri dalla linea del gol. Adesso attacca ancora il Genoa, sostenuto dal suo pubblico, contento per come il Genoa sta giocando questi primi 16 minuti. Settimo minuto del secondo tempo, sempre Genoa 1 Milan 0, ma il Milan sta attaccando con pericolosità. Al quinto minuto, gran conclusione di Bonaventura deviata in calcio d'angolo da una prodezza di Perin sugli sviluppi del corner battuto da Niang. Prima Locatelli e poi Bacca sono stati anticipati al momento del tiro da Burdisso e da Perin, che nella circostanza si è anche infortunato. Nel periodo non collegato dunque il Milan sta premendo alla ricerca del pareggio. E allora andiamo con un giro veloce per ricordare soltanto minuto e punteggio su tutti i campi, ripartendo da Genoa-Milan. Perderò qualche secondo perché siamo al quindicesimo minuto della ripresa, sempre Genoa in vantaggio per 1-0 sul Milan. Attenzione a Rigoni in area di rigore, Simeone, il pallone sfiora il palo e termina in calcio d'angolo. Però attenzione al decimo del secondo tempo, rosso diretto per il milanista Paletta, autore di un fallo da codice penale ai danni di Rigoni, è stato espulso immediatamente da Banti, il direttore di gara, che adesso ha concesso un calcio d'angolo in favore del Genoa. Quindicesimo minuto del secondo tempo, Genoa 1 Milan 0, Genoa in vantaggio di un gol e in vantaggio di un uomo, linea Pisa. A Genova il 22esimo minuto del secondo tempo, sostituzione nella formazione rossoblu. Juric ha richiamato l'esausto Giovanni Simeone, il figlio del Ciolo, il cosiddetto Ciolito, ha corso moltissimo, ha impegnato la difesa del Milan in più riprese. Al suo posto gioca Pavoletto, che rientra dopo il lungo infortunio. Pallone manovrato dal Genoa, limite dell'area, Rigoni, lato corto dell'area, ancora Rigoni, il tentativo di passaggio, la conclusione di Rinconi, il tiro con palla che sfiora la traversa alla a sinistra della porta di Donnarumma. Donnarumma che pareva battuto dal tiro angolato e preciso di Rincon, ma il giocatore venezuelano ha sbagliato di pochissimo il punto del 2-0. Attenzione al Milan che sbaglia clamorosamente con Poli l'opportunità del pareggio, calcia di interno destro direttamente sul fondo, era una splendida occasione, l'imbeccata di Locatelli, la conclusione con il destro di Poli, che dimostra di essere un centrocampista e un terzino e non
certo un attaccante di razza. Fallisce il Milan la possibilità più concreta per pareggiare, siamo al 30° esatto del secondo tempo, sempre Genoa 1 Milan 0. Torniamo a Genova. Genova siamo al 36° del secondo tempo, raddoppio della formazione rossoblu, bellissima l'azione di Lazovic che è partito sul settore di destra, cross in area di rigore, il gol è un... Dadotto, non ti sentiamo, c'è un problema al microfono, dunque dobbiamo perfezionare il collegamento tecnico, riprova adesso, vai pure. No, non sentiamo niente, allora in attesa di perfezionare il collegamento torniamo ancora a Perugia da Brughini. Torniamo a Marassi, dovremmo avere Emanuele Dotto, Genoa, Milan, a te la linea. Sì, partita come la difesa del Milan, siamo al 38° minuto del secondo tempo, 2-0 per la formazione rossoblu. Stavo per descrivere prima del piccolo blackout nel quale siamo incappati il gol del raddoppio del Genoa, il gol è stato un autorete di Kuzka. Bellissima comunque l'azione di Lazovic che è intervenuto sul settore di destra, ha crossato raso terra, l'anticipo di Kuzka che ha preceduto anche Pavoletti, pallone che è terminato in rete alle spalle di uno sfortunato Gianluigi Donnarumma, battuto nel primo tempo da un colpo di testa vincente di Ninkovic al 10° minuto del primo tempo e poi al 35° della ripresa da una sfortunata deviazione dell'ex genuano Kuzka. Manovra il Genoa con l'Axalt, si fa vedere Pavoletti, riceve Pavoletti, controlla il pallone, entra in area, è solo davanti al portiere, tiro gol, Genoa 3 e Milan 0, grandissimo gol di Leonardo Pavoletti che ha scartato Romagnoli, ha atteso l'uscita di Donnarumma e lo ha battuto con un tiro pregevole di destro, un interno destro che non ha lasciato scampo al portiere milanista. Genoa 3 Milan 0, grandina sulla formazione rossonera, ma davvero questa sera il Genoa è stato semplicemente perfetto. Terzo gol di Pavoletti al 41° minuto del secondo tempo, dopo il gol iniziale siglato di testa da Ninkovic al 10° minuto del primo tempo, il raddoppio al 35° propiziato da una incursione di Pavoletti, ma l'ultima deviazione è stata di Kuzka nella propria porta. Adesso il gol fantastico siglato da Pavoletti che porta il Genoa in vantaggio per 3-0, un passivo pesante per il Milan che cercava con questa partita la quarta vittoria consecutiva e sperava anche di scavalcare almeno per una serata la Juventus vincendo a Genova, ma esce ridimensionato e battuto da un netto 3-0. Attenzione al Genoa che attacca ancora con l'Axalt, entra quasi in area di rigore l'Axalt, l'appoggio per Rigoni, da questi ancora l'Axalt che tocca il pallone per Muñoz e da questi a Veloso. Genoa veramente ispirato, Rincon cambia gioco, il servizio sul settore di destra è una ola, qui partecipano anche Izzo e ancora Burdisso, ancora General Rincon, palla manovrata dal giocatore venezuelano e da questi a Veloso, giocatore lento ma di grande qualità che ha dato dinamismo tattico alla sua formazione, non potendo dare un dinamismo dal punto di vista del movimento. Palla ancora fra i piedi di Muñoz, il pubblico entusiasta allo stadio Luigi Ferraris dopo la scoppola partita nel derby, questo 3-0 forse eccessivo per i demeriti del Milan, ma comunque il successo del Genoa è limpido e assolutamente meritato. 43° minuto, 15° secondo, Genoa 3 Milan 0, vi ricordo i gol di Ninkovic nel primo tempo, nella ripresa l'autorete di Kuzka e poi il gol bellissimo di Leonardo Pavoletti al 41° minuto del secondo tempo. Ma il Genoa insiste ancora con Rincon, veramente un trascinatore, servizio per Lazovic, il cross di Lazovic di testa, cerca ancora di intervenire l'Axalt, pallone fermato al limite dell'area, cross e c'è il gol del 4-0, ma c'è la posizione irregolare in fuorigioco, era Rigoni che ha colpito il pallone e lo ha schiacciato alle spalle di Donnarumma, Donnarumma abbastanza frastornato, ma il gol era in posizione irregolare, il giocatore Rigoni era in posizione irregolare, palleggiano i giocatori del Milan, ormai la partita è persa, 3-0, prova Suso a siglare almeno il punto della bandiera, entra quasi in area di rigore, la conclusione, il tiro di sinistro termina alto sulla traversa e su questa azione finisce la partita. A Marassi sorprendente vittoria del Genoa, sorprendente ma meritata, Genoa 3 Milan 0, un grande Genoa, un Milan un pochino ridimensionato, battuto tre volte dal colpo di testa di Ninkovic al 10° minuto del primo tempo, dal raddoppio siglato da Kuzka al 35° della ripresa, un autogol, mentre poi al minuto
41 Leonardo Pavoletti ha portato la formazione rossoblu in vantaggio per 3-0. Ha diretto Banti di Livorno, risultato finale dallo stadio Luigi Ferraris, Genoa batte Milan 3-0, grazie al nostro Claudio Giudrinetti per l'assistenza tecnica, grazie alla nostra regista Ombretta Conti. Dallo stadio Luigi Ferraris di Genova è tutto, vi ricordo soltanto il risultato finale dell'anticipo del campionato, Amarassi, Genoa batte Milan 3-0 e linea allo studio.